Come sempre al Salone di Francoforte, lo stand di Mercedes è uno dei più grandi e impressionanti di tutta l'esposizione, non solamente per presentazione ma anche per le novità che sono portate qui. Sono tantissime e di segmenti abbastanza diversi tra di loro, quindi io comincerei magari da quello che sembra dominare al momento sia il mercato dell'auto che il Salone di Francoforte stesso. Stiamo parlando dell'elettrico. Allora, qui dietro di me vedete la EQS, la Vision, che si tratta della prefigurazione di una classe S completamente elettrica, che è rinnovata, che è incredibile nel suo design particolarmente aggressivo e molto futuristico. E sotto la pelle, beh, un propulsore delle batterie che assicurano un'autonomia di 700 km e una guida autonoma di livello 3, che per Mercedes è una grande novità. Poi l'EQV, quindi il monovolume di lusso di Mercedes completamente elettrico con 400 km di autonomia, e poi la Smart completamente elettrica, che festeggia il passaggio alla motorizzazione esclusivamente elettrica con un rinnovamento del look, con un sacco di dotazioni anche di tecnologia, i fari full LED e una nuova telematica. Oltre ai full electric, però, la grande novità sono gli ibridi plug-in, che spieghiamogli che cosa sono, perché sono dei bimotore, quindi delle auto che hanno sia un motore endotermico grande e un grande motore elettrico, con potenze molto importanti. Lanciamo due SUV, la GLC e la GLE ibride plug-in, con 320 cavalli e con la possibilità di andare esclusivamente in elettrico per 100 km, questo per quanto riguarda la GLE, e con dei costi di gestione molto bassi, perché niente superbollo, niente bollo per 3 o 5 anni, e soprattutto quando la carichiamo la sera, quindi con la batteria bella carica, andiamo in giro il giorno dopo, con un litro di gasolio facciamo 90 km. E questa è una soluzione molto interessante, perché questa macchina va nel segmento che era occupato una volta, prima che arrivasse Monte, dall'ML350 CDI. Questa tecnologia arriva anche sulla classe A e sulla B, con identici concetti, 220 cavalli, 70 km solo in elettrico, quindi entriamo dovunque, a Milano, a Roma, sono contenti anche il sindaco Sala e la sindaca Raggi. E abbiamo la possibilità di avere l'elettrico ma senza avere gli svantaggi dell'elettrico, lo carichiamo la sera e poi il giorno ci camminiamo tranquillamente. E poi grandi novità anche dal punto di vista dei prodotti: la GLE Coupé fa il suo debutto qui a Francoforte, e poi fanno il suo debutto europeo due SUV, la GLB e la GLS, che sono due SUV un po' più maschi, un po' più squadrati rispetto ai classici SUV di Mercedes-Benz, con la possibilità, con 7 posti, uno di 4,65 m, l'altro di 5,10 m, quindi lo stesso identico concetto declinato come se fosse una classe S per quanto riguarda la GLS e come se fosse il SUV della classe B, la GLB. Fantastico, ci vorrebbe quasi un'intera giornata solamente per vedere per bene tutto lo stand di Mercedes. Grazie infinite per il momento, dallo stand della Stella è davvero tutto, ma voi rimanete insieme a noi sulle pagine, sui nostri canali social, perché la visita di Motore Online al Salone di Francoforte 2019 continua.